E diventa tutti grigi, bisogna stare attenti a non chiudere a tutti, questo è un po' il messaggio che esce da questa cosa. Dopo noi, qui, questo qui è un posto che praticamente è il passaggio successivo a quello che abbiamo fatto a Gerola. Gerola abbiamo fatto una casella di stazionatura, direi bellissima, molto bella, in cui ci sono 2000 forme di invecchiamento, prenotate da tutto il mondo. Voi pensate che abbiamo avuto anche questa intuizione di fare le forme in dedica, perché questo formaggio non è più uno di altri grandi formaggi, però è quello che dura di più, per cui prendendo valore nel tempo è diventato motivo di fare un regalo, un dono. Abbiamo aggiunto la personalizzazione con l'inchiostro di mirtillo, guarda te la provvidenza come aiuta, sta avendo un successo internazionale veramente importante. Con questo palazzo noi facciamo il seguito. Cosa vuol dire? Il seguito vuol dire che noi non è che abbiamo bisogno di venderlo, qui sono 500 forme, noi le abbiamo già a Pecca, a Rossoli, a Rufalondra, cioè, non lo sapete, ma noi siamo proprio i più prestigiosi a livello. E lo dico senza enfasi, ma perché lo dicono gli altri, questo è il presidio più importante. È chiaro che è molto osteggiato dal sistema, perché non avendo impedito e avendo contestato delle cose magime e fermenti che fanno tutti, non vogliono dirlo. Non vogliono dirlo perché sarebbe già ridurre un pochettino gli altri. Però parlano tutti di qualità, anche di biofilini, per cui dubitate sempre che forse è il sistema migliore. Comunque qui l'abbiamo fatto perché c'era bisogno di rivalutare questo mondo contadino, è il mondo degli ultimi, che praticamente non riescono più a decollare, perché non ci fossero i contributi europei per l'alpeggio non ci sarebbe più niente. Però i contributi europei vengono dati anche qui verso l'America, nel senso che c'è speculatori che comprano 400 asini a il mese di maggio, li rivendono a ottobre perché prendono i contributi per le cose. In realtà andrebbe dato solo a chi munge il latte e lo trasforma in formaggio. Sarebbe subito fatto metterli a posto, ma non vogliono vedere, perché c'è dietro un discorso più importante. Noi qui praticamente cosa stiamo facendo? Stiamo rivalutando il mondo contadino, cioè stiamo ripresentando una storia che era considerata gli ultimi morti di fame, no? E l'abbiamo inserita in un posto del genere. Parte da qui la rivalutazione contadina, perché mai nessuno avrebbe pensato che un formaggio potesse essere messo sul piano di un palazzo storico, di un quadro, di una cosa. Ma è un nuovo modo di presentare l'agricoltura, in sostanza le mani dei nonni, gli attrezzi dei nonni, ma voglio spiegare in inglese, perché oggi il futuro non è assolutamente quello di una volta fatiche e non guadagnare niente, però neanche pensare che senza fatiche si possa guadagnare, no? Quello lo fanno gli speculatori, questa roba qui. Per cui noi qui stiamo tentando di raccontare una storia in un palazzo storico. Di sotto abbiamo delle cantine strepitose che stiamo finendo, in cui è stato diviso in 7-8 temi che prendono spunto dalla storia del vitto, dall'antica storia del vitto pre-napoleonica, cioè nel senso via Priula, passaggio delle spezie veneziane, perché da qui la fortuna del vitto è stato che passavano le merci preziose che andavano verso la Germania, verso l'Olanda, per cui chi saliva su quel carro lì era un prodotto che oggi detterebbe i mercati, ecco, cioè, e il vitto aveva questa facoltà perché durava. Sul carretto lo potevi fare 90 giorni per arrivare ad Amsterdam. Io poi racconto il 30% di valle, ma sono autorizzato perché gli altri sul vitto hanno raccontato il 100%. Perché lei è il proprietario di questo. No, io sono l'appassionato che è partito per difendere questa storia, cioè dopo però trovato una molta passione, quindi. Si vede, perché io se mi passavo sulla competenza ero un no, comunque noi qui abbiamo voluto proprio difendere questa storia perché era una possibilità per le future generazioni, cioè rispettando la storia antica ci eravamo resi conto che stava tirando un turismo veramente che non si riusciva a pensare. Voi dovete pensare che qui
stanno arrivando americani, noi siamo costantemente in trasmissioni molto importanti su quelle televisioni, che perché piace questa filosofia di italiano onesto, senza offesa, ma no, anche perché loro arrivano col portafoglio pieno e l'unica cosa che non vogliono è essere fregati. Cioè, se vanno in un prodotto semplice come può essere questo, però che gli dà un qualcosa in cui c'è la componente emotiva, sono disposti a pagare quello che vuole, perché gli piace anche a loro questo discorso. Perché non sa neanche cosa sono queste storie, perché non appartengono alla loro filosofia. Però allora la nostra forza è stata di aver creduto che non era una storia di morte di fame, ma poteva diventare un'attrazione. E qui noi Palazzo Fulco puntiamo tutto su quello, perché raccontiamo, mettiamo insieme per mezzo di un formaggio una storia che è diventata internazionale. Infatti qui è coinvolto l'Engadina, se Boris, come se Boris avesse bisogno di venire a Morveglio, il Lago di Como, perché tu accendi la televisione lo sanno tutti dov'è il Lago di Como, per cui essere riusciti a portarli qui tramite un formaggio, e mi sono chiesto anche all'Engadina, abbiamo chiesto e mi ha risposto. Tutto diverso dal resto, non è un business, qui è un fattore proprio così culturale, storico, ambientale, per cui ci teniamo a essere partecipi in questo discorso, perché e questo fa un piacere enorme, perché internazionalizza o no un po' questa storia, perché se la tenevamo in un discorso solo locale non avrebbe avuto spunti per poter andare avanti. Non so neanche se ce la farà così, perché non c'è più il ricambio generazionale ed è un problema. Avremo bisogno di fare una scuola di Casali per il sistema storico e non vogliono, perché puntano sui mangini e sui fermenti, i soldi pubblici noi non ce ne danno e non lo posso pagare anche i professori a venire a fare questo discorso. Comunque ci troviamo e andiamo avanti, forti del fatto che queste cose stanno piacendo.